Qui sono molto artistico, eh? Siamo in diretta dopo la rassegna stampa, sembra di essere in una galleria d'arte e in realtà dobbiamo proprio ringraziare il nostro ospite Enrico Magnani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Artista, autore di una mostra che è terminata da poco a Reggio Emilia, L'oro della terra, e infatti le due opere sul cavalletto che vedete sopra il nostro tavolo, certo, sono proprio tue, Enrico. Esatto. Buongiorno, grazie per la tua presenza. Grazie a voi. E allora spiegaci innanzitutto queste due opere e poi parliamo anche della mostra che noi abbiamo seguito con il nostro programma TG Arte. Bene, beh, queste due opere per ragioni di spazio sono piccole, le abbiamo scelte piccole apposta. Ci siamo sentiti alle 8 di stamattina per decidere la scenografia, ma è andata bene. E quindi sono veramente un campione di quello che si poteva ammirare nella mostra. La mostra raccoglieva 100 opere astratte, queste sono opere astratte, che coprivano 10 anni del mio lavoro astratto, perché prima c'è stato un lavoro figurativo, poi c'è stata una grande transizione, un momento di, io dico, di blackout, in cui ho dovuto rivedere le mie posizioni artistiche, poi è partito. Ecco, intanto vediamo alcune immagini tratte proprio dal nostro TG Arte. Questa è la mostra, sì, di Reggio Emilia. Esatto, L'oro della terra, è finita il 5 marzo, è durata un mese nei chiostri di San Domenico. È stata una mostra curata dal professor Mussini, Massimo Mussini, e allestita dall'architetto Francesco Lenzini, quindi due persone che già mi piace ringraziare perché hanno fatto un ottimo lavoro, direi, e tutti insieme siamo riusciti a creare una mostra che, come dico, raccoglie 10 anni di lavori. Come possiamo catalogare, lo so che non è facile, no, dare un'etichetta a un genere artistico, ma dovendolo fare, io te lo faccio questa domanda. È una domanda complicata, ma si può sempre provare a rispondere. Io, in questi ultimi 10 anni del mio lavoro, sono dedicati alla, praticamente all'oro della terra. L'oro della terra è una metafora di quello che siamo noi. La terra siamo noi e l'oro è la nostra essenza, la nostra parte più alta, più pura, più elevata, la nostra parte migliore, e anche quello che noi forse sappiamo fare meglio nella vita. Quindi questa ricerca dell'oro della terra poi prende spunto da antiche tradizioni. Non bisogna dimenticare che in tutto il mondo tutte le tradizioni spirituali, filosofiche antiche, molto antiche, alla fine con parole diverse, in modi diversi, dicono sempre la stessa cosa, cioè cerchiamo di ritrovare la nostra consapevolezza, la nostra essenza, per evolvere, per crescere, per diventare esseri umani migliori. Quindi questo è il messaggio che io voglio veicolare con le mie opere. Bene, allora vi faccio vedere anche con il contributo, sì, della nostra telecamera qui, ecco, questo è il catalogo, vedete, l'oro c'è e come, l'oro della terra. Come mai ti è venuta questa idea di puntare su due elementi così importanti come l'oro e la terra? Beh, forse per la loro semplicità, e nella semplicità ci stanno cose molto profonde, direi. Perché diciamo anche l'oro della terra e queste opere che voi vedete sono, alla fine, sono frutto di un lungo cammino. Inizialmente io sono partito da simbologie archetipiche, come dicevo prima, che sono comuni a tutto il genere umano. Simboli come la croce, la luna, il sole, il cerchio anche, il triangolo, geometrie sacre come la piramide, come appunto, ripeto, il quadrato. Che bello questo, ecco. Questo blu è meraviglioso. Poi piano piano, diciamo, queste simbologie molto esplicite si sono un po' attenuate e il simbolo è sparito, sono rimaste le forme, i colori, e alla fine, diciamo, sono riuscito a veicolare gli stessi contenuti che prima veicolavo con una simbologia esplicita, ora semplicemente con dei materiali, delle forme, dei colori. Noi abbiamo anche la fotografa di scena, che tra l'altro qui diamo un consiglio, che se va nel camerino di fianco può fare le foto anche direttamente dal televisore, così per avere anche un servizio fotografico completo dallo studio e dal televisore. Noi vediamo delle immagini davvero molto interessanti, vedo che tu, insomma, fai anche, sì, ovviamente il cicerone, sì, delle tue, sì, stesse, sì, sì, opere. Sì. Qual è stata la risposta del pubblico?
Molto buona, veramente molto buona, al punto che quando si è trattato di smantellare la mostra, abbiamo deciso invece di farne un tour virtuale e renderla visitabile, io dico ad eternum Ecco, su questa è la internet. novità, no? Esatto, questa è la novità e una cosa che mi riempie di gioia perché effettivamente una mostra nella quale ci siamo tutti coinvolti, siamo stati tutti molto coinvolti e l'idea che la mostra un giorno dovesse terminare. Diciamo, non era nelle È un nostre. peccato, no, ma c'è cioè una Esatto. mostra che non deve terminare mai No. perché c'è la possibilità adesso di vederla Esatto. virtualmente. Come e Virtualmente. dove? Beh, semplicemente attraverso il mio website o sul sito dei chiostri di San Domenico a Reggio Emilia è possibile cominciare e visitare, insomma, praticamente i chiostri di San Domenico allestiti con la mia mostra. E questo ovviamente, una volta che le cose sono su internet, Per sempre. rimangono Ci per ricordi il tuo sempre. indirizzo internet? Allora, è facile, è enricomagnani-art.com. Sì, tra l'altro guardate che bello, abbiamo anche un po' di arte nel nostro studio perché abbiamo qualche quadro. Ecco, che materiali sono Ecco, questi che questa è tu un'altra utilizzi? cosa importante. Io credo molto nel materiale perché dico sempre dalla terra alle stelle, quindi bisogna partire da ciò che siamo noi. Noi siamo materia, però abbiamo anche questo oro che, come dicevo, è metafora della Devo spiritualità, dire di che questa qualcosa inquadratura è proprio bella perché anche piuttosto artistico il nostro tavolo di che lato ci trascende, che ci arte è arte. trascende. Sì, comunque sta bene. E in ogni modo qui si vede bene che abbiamo delle terre, ci sono delle terre, poi c'è una fusione, un momento di fusione in cui proprio io col fuoco sciolgo questi materiali e alla fine arriva l'oro. In due varianti, una variante blu, una variante color rosso, una parte più maschile, più yang, direbbero gli orientali, e una parte più femminile, più yin, sempre dal punto di vista orientale. Senti Enrico, la tua passione per l'arte in Sì. realtà stravolge un po' la tua vita perché tu mi hai detto che sei stato diciamo, nella prima Sì. fase della tua vita ingegnere Sì, nucleare. bisogna. Capita, quindi ingegneria da una Sì. parte e poi si va direttamente dalla galassia dell'arte. Sono diverse le tue personalità, no? Bah, Come spesso capita per gli artisti. apparentemente, perché, Apparentemente, spiega un po', apparentemente, spiega. perché diciamo che io dico il trait d'union, il filo rosso che unisce la scienza e l'arte è quello della ricerca. Io ero ricercatore nella fusione nucleare. C'era appunto questa voglia, questo desiderio di conoscere la materia, la fisica, il mondo in cui viviamo. A un certo punto della mia carriera mi sono detto, ho sentito che le risposte non c'erano, non riuscivo più ad avere le risposte alle mie domande, che erano domande che andavano oltre la materia. E dico banalmente, un sentimento, un'emozione, un sogno, la fisica, le equazioni della fisica non riescono a Cioè le descriverlo. equazioni della fisica non ti bastavano più. No, non mi bastavano più e a quel punto ho detto voglio indagare l'indicibile, ciò che non può essere né scritto né messo in una equazione. E allora l'arte e la spiritualità sono due veicoli che sono secondo me molto potenti per fare questa indagine. E se da un punto di vista personale io studio queste antiche tradizioni, da un punto di vista più pubblico, diciamo, utilizzo la mia arte per veicolare questi Ma io messaggi. credo, Enrico, che il passaggio dal mondo dell'ingegneria nucleare all'arte non sia stato improvviso, cioè No, sia no, no, stato no. diluito nel tempo, no? Esatto. Poi bisogna anche dire che io fin da bambino, ma veramente da bambino, ho dipinto. Ah, Avevo ecco, trovato i quindi la tua colori. passione, anche la tua manualità, la tua arte ce l'hai C'è avuta sempre sempre, stata. sì. Poi è chiaro che la vita ti porta a fare a volte delle scelte diverse, magari non proprio in linea anche con le tue caratteristiche, però io dico sempre la ricerca è stata una fase della mia vita molto importante. Mi ha formato, mi ha dato delle strutture, delle conoscenze che mai avrei potuto altrimenti trovare. L'arte ti dà altre conoscenze, ti arricchisce in maniera diversa, quindi alla fine sono complementari queste cose, non va negata né l'una né l'altra delle E questa è parti. una fase del lavoro, no? Esatto, questa è un'opera che ho deciso di creare esplicitamente ai chiostri di San Domenico e poi un'opera che ho voluto donare ai musei di Reggio Emilia. Per ringraziare il comune della collaborazione e dello spazio meraviglioso che mi è stato Ma dato. questo è Quindi. bellissimo, grazie ad Antonio Oliva in regia che ha trovato questo lavoro, tra l'altro è simpatico anche perché è stato volutamente velocizzato, no? Certo, Questo per certo. dirti che il lavoro dell'artista,
è molto manuale anche, no? È molto manuale. Perché uno pensa all'artista etereo che pensa e riflette, ma qui c'è da sgobbare. Questi sono 10 giorni di lavoro che Kerstin Petrick ha, diciamo, perfettamente raccolto e sintetizzato in 4 minuti. Quindi è molto difficile cogliere i punti essenziali del lavoro di un'opera. E forse adesso non so se ci sarà il tempo, ma sarà molto bello perché ci sarà un lancio di colore fatto al centro dei chiostri di San Domenico, all'esterno proprio. Ah, quindi questo è un filmato che riunisce 10 giorni di lavoro? 10 giorni di lavoro, esatto. E tra un giorno o due, adesso. Ma c'è anche la scena bella in cui ti vediamo che ti stai grattando la testa, tutte quando uno dice adesso cosa faccio? Sì, è anche la parte. È il momento di riflessione dell'artista. C'è di tutto. Non so se abbiamo tempo di vedere. No, ma lo vediamo sì, tranquillamente. Farlo. Tra l'altro, poi tu sei di Reggio Emilia, no? Sì, Reggio Emilia. Certo. Poi parleremo un attimo anche di Reggio Emilia, che quando noi citiamo città dell'Emilia Romagna come fulcri artistici per tante mostre così, magari Reggio Emilia rimane un po' in un cantuccio. E allora poi ci racconti anche di come invece Reggio Emilia rimane una città vivace da un punto di vista artistico. Ecco, qui si vede l'esterno dei chiostri e c'è un bel lavoro da fare, eh? Eh sì, è stato lungo. È stato lungo e qui, insomma, il lancio di colore che poi si vedrà nella bandiera, questa è una bandiera universale, cioè una bandiera che raccoglie in sé gli elementi comuni al genere umano, che sono i 4 elementi: la creazione, la vita, l'ordine e il caos. Quindi sono bianco, sì, azzurro, rosso e nero. Diciamo è blu, verdino, cioè acqua, aria, terra e fuoco. Sono questi qua, i 4 colori, c'è il verdino, il blu, il verdino dell'acqua, il blu dell'aria, il fuoco rosso e la terra marrone. Ah, sì, sì, è verdino l'altro. Ecco, sì, adesso si vede meglio. Quindi allora, getto di colore, l'artista sgobba esatto, e riporta tutto dentro. Esatto, e poi ci saranno i tocchi finali per rendere l'opera. Beh, molto simpatico. Esatto. Senti Enrico, questo dimostra che si può vivere di cultura e di arte. No? Io direi in un di periodo sì. Di crisi economica, lo sappiamo, ma ho notato che in giro comunque per aguzzare l'ingegno c'è la possibilità di... c'è tanto movimento artistico, culturale, no? Forse è proprio una reazione a questi momenti un po' difficili di tutti certo, i giorni. Certo, io credo che questi momenti un po', si dice, sì, un po' di crisi, un po' difficili, possano essere superati con... uno sforzo personale, un lavoro personale che deve andare verso la creatività, aggiungere qualcosa che non c'è ancora, qualcosa che stimoli gli altri, perché anche quello che io faccio con le opere d'arte mi piacerebbe molto che fosse di stimolo al pubblico, cioè l'oro della terra non deve finire con me, deve essere uno stimolo per chi lo vede a dire sì, l'oro c'è, lo posso e lo devo cercare. È un lavoro che va fatto, è qualcosa, la ricerca su se stessi è qualcosa di impegnativo, non è una vacanza, è un lavoro, però è qualcosa che ci può portare davvero a trovare una ricchezza nostra che poi mai rimpiangeremo di aver trovato. Tu hai detto che hai racchiuso 100 sì, delle tue opere, sì. Ma quante ne hai in realtà? Tante. E dove le hai sistemate? Sono un po' dappertutto, perché... stoccare tutte le opere che io ho fatto. Eh già, perché non tutte ovviamente, come avete visto, sono di queste piccole dimensioni. Esatto, ci sono anche opere molto grandi, quindi è chiaro che ci sono, voglio dire, le metto un po' qui, un po' lì. Naturalmente c'è il virtual tour, sì, per sì, vederlo certo, sempre, certo. Sul tuo sito e su quello del museo, ma poi speriamo anche di vederle di nuovo in mostra queste opere. Ci certo. Stai pensando? Bolle qualcosa in pentola? Beh, allora, deve sempre bollire qualcosa, perché non ci si può fermare naturalmente. Poi è anche un piacere creare progetti, fare mostre. Adesso la mostra più imminente, importante, che ho in programma e che sto già realizzando, è una mostra che si terrà a Chicago a fine maggio, all'Istituto di Cultura. Ah però, esatto. A Chicago, hai detto niente. Esatto, colgo l'occasione anche per ringraziare Alberta Lai, che è il direttore dell'Istituto di Chicago, la direttrice, e quindi grazie a lei, diciamo, l'anno scorso abbiamo pensato di portare una mia mostra all'istituto.
Ecco, allora parliamo un attimo di Reggio Emilia e poi parliamo anche delle Sì. mostre all'estero. Reggio Ok. Emilia, che come dicevo prima, forse viene un po' snobbato, messa in secondo piano rispetto ad altre città dell'Emilia-Romagna, come Modena, ma come Ferrara, come Forlì, che hanno tante mostre, invece dimostra con la mostra che hai fatto tu Certo. che anche dal punto di vista culturale pure Reggio Emilia è vivace. Ma a Reggio Emilia succedono tantissime cose. Poi è chiaro che ci sono città, uno dice Roma, Milano, sono città che sono più No, ma grandi c'è una sana naturalmente. provincia ricca Ecco, di esatto. idee, eh? Secondo me nella città di Reggio succedono tante belle cose e quello che noi abbiamo fatto forse ne è la prova, perché siamo riusciti ad animare per quasi un mese i chiostri di San Domenico con un'affluenza di pubblico notevole. Abbiamo fatto addirittura 4 serate a tema in cui si Sono discutevano meravigliose, sono meravigliose. i temi centrali che mi sono cari in queste opere, che poi da qui si può prendere spunto per parlare di cose che vanno anche più nel personale, nella vita di tutte le persone, perché quando parliamo di ricerca personale, alla fine tutti siamo coinvolti. Lo chiedo, ecco, così, questa è una quadratura meravigliosa. Naturalmente i quadri sono come le opere, sono come dei figli per l'artista. Quella Giusto, di Reggio Emilia era una giusto. mostra, ma si vive anche vendendole le opere, Certo, no? certo. Ecco, allora uno ti dice, ma dove possiamo trovarle, acquistarle, senza parlare ovviamente di cifre perché non è il caso. Certo. Ecco, uno dice, adesso vedi, dice, guarda, mi piace tantissimo l'opera blu, voglio saperne di più. Beh, molto facile in questo caso, visto che sono io ora sono qui, uno mi contatta, io ho il mio studio, il mio atelier a Reggio Emilia e questo è il modo più facile. Poi ci sono anche gallerie che mi seguono e ci sono curatori, persone, diciamo le persone che ormai sono coinvolte intorno al mio lavoro sono tante, quindi sarebbe difficile ora fare tutti i nomi e No, tutta la lista, certo, la cosa però migliore, in visto che tu questo sei caso, artista, esatto, curatore in te stesso, in si parte fa per forza, bene. perché ora, oggigiorno, bisogna esserlo per riuscire, insomma, a muoversi in questo mondo complicato Ma è vero, dell'arte. Enrico, che dover vendere un'opera, insomma, un po' dispiace, no? Molto. Io ho dovuto elaborare un lutto, come si dice, quando ho Addirittura. cominciato a vivere anche delle mie opere, perché alla fine devi venderle se vuoi vivere devi separarti da quello che tu hai creato, e lo hai creato magari in momenti molto intimi, molto profondi, Momenti e irripetibili. naturalmente irripetibili, essendo queste opere No, irripetibili, ma infatti è quindi. verissimo, anche perché tanto vediamo ancora delle bellissime immagini. Devo dire che ho fatto la stessa richiesta anche a degli scrittori. Ma sai cosa mi ha detto lo scrittore? Sì, Tanto una copia io me la tengo. quello è il vantaggio Cioè, no, è invece questa è una copia certo. unica e inimitabile. Anzi, Esatto, se cominciassero ad esatto. imitarti. E beh, sarebbe un guaio. Beh, però da un altro lato sarebbe anche bene perché dici, ecco, Perché vuol dire che vengono imitati i perché grandi. Senti, piacciono. abbiamo parlato già noi la settimana scorsa di una mostra di pittura dell'Ottocento italiano che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti. Il fatto che tu vada a fare questa mostra a Chicago dimostra che c'è spazio per tanti artisti moderni o del Sì, passato. La certo. cultura italiana tira sempre all'estero, possiamo dirlo, per fortuna, Beh, per no? fortuna, noi abbiamo le spalle molto larghe, diciamo, proprio perché mi piace anche pensare che siamo gnomi sulle spalle dei giganti. È una frase che non invento io, Una ma bella frase, mi piace ripeterla proprio perché noi abbiamo un passato, sia, insomma, come italiani. Abbiamo già detto tutto, quindi essere artista in Italia da un lato è complicato perché hai dei predecessori, dei maestri inimitabili, dall'altro lato però puoi attingere a questa enorme cultura, a questo patrimonio storico e artistico italiano che alla fine puoi veicolare nelle tue grazie, bellissima. Ci hai fatto una chiacchieratina per 20 minuti. Abbiamo aperto la nostra galleria d'arte perché devo dire che anche dal punto di vista dell'arredo ci stava benissimo sul nostro tavolo. Adesso, naturalmente, ti riprendi le tue preziosissime opere con tanto di cavalletto. Io ti ringrazio. Speriamo di vederci Sì, volentieri. in un'altra occasione per parlare un po' del mondo dell'arte e soprattutto della tua arte. D'accordo? Volentieri, Grazie, grazie a grazie voi, mille ad grazie. Enrico Magnani, artista che è stato autore a Reggio Emilia per un mese della mostra L'oro della terra. Ricordaci ancora dove la possiamo vedere sempre da un punto di vista almeno virtuale. Da un punto di vista virtuale si può scegliere se andare
nel sito dei Chiostri di San Domenico a Reggio Emilia, oppure a partire dal mio website, al mio sito enricomagnaniart.com. Perfetto, allora lì c'è sempre, la trovate sempre, la mostra, sì, esatto. Dal titolo L'oro della terra. Grazie, grazie Enrico, rimani grazie. Che poi ci salutiamo come si deve, pausa pubblicitaria e come sempre appena abbiamo scollinato le 10 apriamo la nostra sala concerti con tanta musica, tanta informazione, ma abbiamo ancora interviste culturali, credo molto interessanti.